sale sopravvivono se c'è un mercato, cioè, se noi non ci andiamo al cinema, ci accattiamo i DVD dietro la stazione o scarichiamo, le sale chiudono. Anch'io li compro ogni tanto, anzi, avevo trovato una copia dell'Uomo di Vetro che non era tanto buona, sono tornato al giorno dopo e ho detto via di questa che è meglio. Allora Stefano, ci siamo lasciati un anno fa mentre stavi cominciando a girare Gorbaciov con Tony Servillo. Ah, esattamente un anno fa, il 10 giugno, ho cominciato le riprese. Il film è ormai finito, abbiamo finito di missarlo, è pronta una copia e credo che uscirà in autunno, distribuito alla Lucky Red. Probabilmente sarà agganciata la distribuzione, insomma l'uscita a un festival, speriamo importante. È una storia d'amore, se vogliamo, anche quella, tra un cassiere che amministra il denaro dei parenti dei detenuti del carcere di Poggio Reale e una giovanissima cinese che lavora come cameriera in un ristorante appunto nei pressi della stazione centrale a Napoli. E conoscevo Tony dal 90, quando ho lavorato con Teatri Uniti e quindi con Martone per Morte di un matematico napoletano, di cui ero direttore di produzione. Ho continuato a lavorare con Tony anche successivamente e quindi insomma in qualche modo l'ho corteggiato a lungo. Il film Gorbaciov era stato scritto, pensate, la prima stesura di sceneggiatura già 5 anni fa. Mi sono trovato molto bene perché Tony insomma non è solo uno, secondo me, dei più bravi, se non il più bravo attore di teatro, di cinema italiano, ma è anche una persona disponibilissima, quindi che ha dato tanto al film, nel quale crede, che insomma speriamo sia un investimento per tutti, ecco. C'è bisogno di soldi anche per farli circolare i film, cioè mettere in una sala un film per una settimana e resistere o ai film americani o ai film italiani con altre è costoso. E allora, se un film, i signori della distribuzione pensano che possa essere un film che fa soldi, esce con 700 copie, e 700 copie, anche se fanno 1.500 euro a copia, sono, lo calcolo, circa 1.000.000 di euro, e quindi il film balza immediatamente nei primi numeri della classifica e tutti quanti, quelli che non ne hanno sentito, lo vanno a vedere. Se un film invece esce con 30 copie e fa pure 4.000 euro a copia, sapete bene che fa 120.000 e quindi scende tra gli ultimi 15. Che ne pensi dei tagli allo spettacolo, in particolare anche del tentativo ultimamente di tagliare i fondi anche al centro sperimentale? E trovo che sia una cosa gravissima, perché è vero che il nostro paese è in crisi ed è giusto cominciare, come dire, a diminuire gli sperperi o comunque a tagliare dove si può, ma non in maniera così indiscriminata e soprattutto in un settore delicatissimo come la cultura. Sarei per una maggiore selezione dei progetti, per una commissione molto rigorosa, sarei ovviamente anche per limitare il numero di progetti a finanziare, ma assolutamente non da tagliare in maniera così sperequata. E soprattutto invece rispetto alla questione del centro sperimentale mi sembra gravissimo, perché l'unica vera scuola di cinema che esiste in Italia, dove si sono formati moltissimi autori, e trovo quindi particolarmente grave come dire, togliere una fonte di sostentamento necessario all'unico strumento che abbiamo in Italia per favorire la nascita di nuovi talenti. E poi è bello perché anche se oggi avete chiacchierato parecchio, nonostante la presenza dell'autore in sala, perché si dicono un bordello da dietro, mai visto. Io poi che so il film a memoria, perché l'ho visto 700 volte, quindi so quando entra la musica, quando entra l'acqua, il rumore, poi sentivo questo nuovo che da una parte dicevo ma ti dovrebbe disturbare, e dall'altra dicevo mi piace, perché significa che c'è gente che lo sta commentando, sta dicendo ma quando finisce, insomma voglio dire, il cinema è bello perché ci sta, come dire, no, una partecipazione. Guardate, io ci metto molta passione, perché ovviamente questo lavoro è la mia vita, io mi sono laureato in legge, ma da quando avevo 22 anni, prima degli ultimi due anni, stavo già facendo l'assistente, aiuto registi, direttore di produzione, ho fatto tutta la gavetta, ma da quando avevo 8 anni che facevo cortometraggi e vedo lì giù un signore che mi conosce da un po' di tempo. Quindi mi aspetto che il film mi possa dare delle emozioni, tutto qua, cioè che mi faccia uscire rispetto a quando siete entrati un po' diversi, perché se no che senso ha? Cioè se voi passate una serata, 1:20 a fare altre cose, state meglio. Allora, se si aggiunge un solo spettatore in più a questa mia missione, perché tra un po' Monaco divento, sono tanto contento. Grazie!
grazie.